Sembrerebbe, ripeto, che sia tutto annullato, tutte le posizioni annullate con rinvio in appello. Così è una vergogna, eh! Se Così è una questa è una vergogna! prima notizia. Cade l'aggravante 589. No! 2, comma per tutto. C'è incredulità da parte dei familiari delle vittime della strage di Viareggio, quando alle 15 di questo venerdì pomeriggio, nella sede della Croce Verde, iniziano a rimbalzare da Roma le prime notizie sulla sentenza di Cassazione, che fanno cadere le accuse di omicidio colposo per tutti gli imputati a processo, chiedendo un appello bis per tutti e ribaltando, in sostanza, la sentenza della Corte fiorentina. In appello sarà ricalcolata la pena per i vertici di Ferrovie, Mauro Moretti e Michele Lia. Per Moretti, in pratica, cade l'aggravante, vengono rimandati indietro dei profili di merito delle colpe. Ma a quel punto scatterà la prescrizione. Ecco, oggi si scrive una pagina triste perché nuovamente la parola prescrizione torna su un processo così importante per il paese, perché per noi i nostri figli non ce li ridà più nessuno. E quindi per questo paese che si vuole erigere a democrazia importante, mi sembra di essere tornati ai tempi del Medioevo, dove i signori impongono le proprie leggi. Gli amministratori delegati che erano imputati in questo processo avevano i mezzi per intervenire perché questo incidente non avvenisse. E quindi oggi non riusciamo veramente a capire come sia potuto uscire fuori da questo processo l'incidente sul posto di lavoro. Ad assistere alla sentenza a Roma, Daniela Rombi, madre di Emanuela, una delle vittime. So solo che come mamma ho provato lo stesso dolore di quando mi comunicarono che Emanuela era morta. Io credo che oggi la realtà abbia superato la fantasia. Ogni fantasia mi ero fatta, ma non questa. E Marco Piagentini, lo ricordiamo superstite insieme al figlio della strage, al microfono ci confida la difficoltà di spiegare proprio al figlio la sentenza. Questa è la difficoltà più grossa. Io devo guardare in faccia mio figlio e raccontargli che il 29 giugno non è successo niente e che i suoi fratelli e sua mamma di cosa sono morti. E quali sono, chi sono, di chi sono le responsabilità? Ecco, non uccidere nuovamente la mia famiglia.